Il D-Dramma nasce nel 1999 con un gruppo di giovani professionisti che voleva conservare la memoria attraverso il documento fotografico. Nel corso di questi 25 anni di attività si è arricchito il patrimonio dell'archivio fotografico che conserva oggi oltre 200.000 fototipi. È nata la biblioteca dedicata, il museo didattico aperto tutti i giorni e i laboratori finalizzati alla conservazione e restauro dei fototipi. Il nostro impegno prevalente è stato quello sempre di valorizzare il nostro archivio. L'ultima occasione è stata quella della mostra dedicata a Michele De Angelis, ingegnere e fotoamatore, che ha fotografato e ha conservato la trasformazione di Salerno nei primi anni del secolo scorso. Chiudiamo questo impegno di valorizzazione dell'archivio di Michele De Angelis il prossimo 29 febbraio presso la sede della provincia Serone e Bottiglieri, dove presentiamo il catalogo di questa mostra. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché ci sembra un'occasione di particolare interesse per chi ha a cuore la città di Salerno. L'archivio De Angelis, 2047 fototipi in totale, è stato affidato dagli eredi al Museo Didattico della Fotografia di Sarno, dove gli scatti sono stati restaurati, digitalizzati. 90 di questi fecero parte della mostra che dà vita al catalogo. Tra le tante cose importanti che ci sono al MUDIF, quelle di cui più siamo fieri sono le attività che facciamo all'interno dei laboratori, in particolare del laboratorio di restauro, del laboratorio di conservazione e digitalizzazione e del laboratorio di catalogazione. Non ultimo il rinnovato spazio espositivo, riallestito grazie anche alla Regione Campania e con il quale presentiamo un percorso storico didattico a chi viene a farci visita e una parte immersiva in cui poter prendere contatto e con la storia della fotografia e con gli autori che sono presenti all'interno del nostro archivio storico-fotografico. La nostra sala è uno spazio bianco che viaggia oltre i confini tradizionali.